Alle ore 13 e 12 del giorno 11 trovo questa scena. Non so da quanto tempo hanno cominciato a mangiare, quindi non so quanto grande fosse la preda o una carcassa. Quindi rimangono alcuni interrogativi, ma intanto ci godiamo questa scena. Come vedete, stanno crescendo a vista d'occhio. C'è un piccolo nelle retrovie che non riesce ad avanzare. Una scena che conosciamo anche troppo bene. I due più grandi sono ai lati e nel mezzo ci stanno i due più piccoli, uno avanti e uno dietro, e quello dietro annaspa. Non riesce a farsi posto tra i fratelli. La mamma purtroppo è idiota, come sappiamo, quindi su di lei non possiamo contare. Sono le 13:14, quindi questo è un pranzo. Lo chiameremo il pranzo del giorno 11. Ma sicuramente avevano mangiato anche prima, solo che io stamani ho avuto da fare tutto il giorno e non l'ho registrato. Non ce la fa ad andare avanti il piccolo, non c'è niente da fare. Ma andrà meglio la prossima volta, forse, speriamo. Vede passare Bocconi e a lui non gli tocca nulla. Un pezzo enorme, adesso se lo mangerà lei.
Il piccolino là dietro ci ha rinunciato. E fa una pena da morire. Quelle sono le budella. Tutte le budelline della povera preda. Il piccolino è rassegnato. Speriamo che abbia mangiato molto bene il pasto precedente. Perché quando si parla dell'intelligenza degli animali, qui mi dispiace, ma dobbiamo parlare della stupidità di una madre cretina e di un bambino che non capisce che se fa il giro arriva in prima linea e che a sgomitare non gli serve a niente. A quel punto i responsabili dovrebbero intervenire, prendere il piccolo, dargli qualche bella siringata di cibo e riempirgli il gozzo, approfittando di qualche assenza della madre. Questo dovrebbero fare, ma non lo fanno. Sono buone ad andare lì a mettergli gli anelli, a pesarli, a misurarli, quello sì, per quello si muovono, ma quando si tratta di salvare un piccolino che è in difficoltà, non muovono un dito. Fa come il governo. Ecco, ora si sta spingendo un po' più avanti, ma niente, non gli tocca niente, è stanco poi naturalmente di sgomitare e a un certo punto si arrende. Lei si porta via quel rimasuglio e il piccolo è rimasto digiuno. Ora io alla Giulia gli tirerei il collo come fosse una gallina, tranquillamente. Non ho mangiato niente.
Speriamo bene alla prossima volta, che vi devo dire? La Giulia è completamente cretina e quindi non è una brava madre. Perché per essere bravi, brave madri bisogna avere almeno un minimo di intelligenza e un minimo di istinto materno.